38 minuti, benvenuti al telegiornale Rai della Liguria. In primo piano avete sentito l'arrivo della Geo Barents alla Spezia dopo l'attracco della nave dei Medici Senza Frontiere con 237 naufraghi a bordo. Sono cominciate subito le operazioni di sbarco. E allora andiamo in diretta da Paolo Bertuccio. Paolo. Qui al molo Artum del porto della Spezia si prospetta una lunga nottata. Da alcune ore stanno andando avanti le operazioni nell'ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa, in cui vengono visitati i 237 migranti della nave Geo Barents dell'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere. Al momento sono 90 le persone sbarcate e quindi ne mancano ancora 147. Si prospetta quindi una nottata piuttosto lunga. Dopo le visite mediche, i migranti vengono accompagnati a gruppi di 5 al posto di polizia di frontiera per l'identificazione. L'obiettivo è quello di concludere le operazioni entro la giornata di domani. Nel servizio di Pietro Adabi abbiamo ripercorso tutto quello che è successo nel lungo pomeriggio di oggi, dopodiché la linea può tornare allo studio. Sono passate da poco le 14.30 quando la Geo Barents si inizia a intravedere al largo della Spezia. Ore 15 l'attracco alla Calata Artum. Per primi salgono due medici della sanità marittima a bordo, ci sono anche casi di scabbia. Alle 16.30 l'inizio delle operazioni di sbarco, i primi a scendere a terra, due feriti non gravi, uno con una frattura a un ginocchio, l'altro con un ustione. Poi è la volta di donne minori. Il capomissione Juan Matias Gil mostra il video di una bimba che piangeva durante il secondo soccorso. Ora la vediamo mentre scende sorridente dalla passerella e viene portata in uno dei tendoni della Croce Rossa. Sulla banchina ci sono le ambulanze, le forze dell'ordine, il sindaco Peracchini, il presidente di Regione Toti e anche diversi parlamentari. In attesa di capire come sarà applicato il nuovo decreto sulle ONG, la Geo Barents avrebbe dovuto raggiungere la Spezia, indicata come porto sicuro dopo il primo salvataggio. Nel frattempo, però, ne ha effettuati altri due. Tu, se sei in un'ambulanza con un paziente e ricevi un'altra chiamata di un'altra persona che ha bisogno di aiuto, quando la persona che è dentro l'ambulanza può aspettare, tu hai spazio per affrontare questa nuova situazione che vai. Vai all'ospedale e lascia morire la persona che è dietro o cerchi di aiutare tutti. Ora potrebbero arrivare le sanzioni amministrative, la multa, il comandante, ma anche il fermo della nave. Per gli accertamenti non sono io l'organo accertatore, quindi probabilmente la polizia, la guardia capitanio di porto, la guardia di finanza esamineranno i documenti ovviamente che ci saranno a bordo e poi sarà redatto un verbale e su questo poi vedremo il da farsi. Intanto prioritaria è l'accoglienza dei 237 migranti. All'ex Terminal 1 è stato predisposto tutto per il pernottamento, mentre la nave di Medici Senza Frontiere si dice pronta, appena sarà possibile, a ripartire. Finiamo il soccorso, facciamo le pratiche routine e al più presto ripartiremo. E speriamo, ci auguriamo di non avere nessuna misura perché non sarebbe giusto.